L'ha vista la piazza di Milano di ieri? Beh, non era mica piena, dai, su. Non era piena. Gli ombrelli facevano un bel effetto. Ma però, chi dice solo se... Però hai visto come era moderato? Era moderato? Beh, così ho letto, io non... Ha preso in mano il rosario, insomma, era... No, sabato mi è piaciuto. No, vabbè, non lo dico. Dica, dai, ce lo dica. Comunque, Salvini auspica, tra virgolette, un po' uno scambio di tipo contrattualistico tra il suo DL sicurezza e gli aiuti per le famiglie e le imprese. Ma lei secondo lei... Scusi, ma... Secondo lei questi sono i temi sui quali si deve barattare? No. Il tema sarà affrontare le cose in maniera seria, dopodiché valuteranno loro il da farsi. Io ritengo che non siano temi da baratto, siano temi importanti da affrontare, magari non in campagna elettorale. Io la penso così, dopodiché, sai, io sono un po'... L'ONU vi ha un po' bacchettato sul tema del decreto sicurezza bis. Ho letto il ministro, che è in Consiglio dei Ministri, che dice l'ONU ha letto un testo che io non ho ancora visto. Perché non l'ha ancora visto in CDM, non so, io la precrimine, cioè, lo dico sempre. Però la bozza è uscita, lo sappiamo cosa contiene. Ma la bozza arriva sempre prima a voi, che hanno, e questo è il paradosso di questo paese, che i giornalisti riescono ad avere... No, io non l'ho vista, dopodiché per me le vite umane vanno sempre tutelate e infatti grazie a questo governo sono quasi dimezzati i morti in mare. Poi... È d'accordo a multare chi salva persone in mare, Buffagni? Sì, chi rispetta la legge non credo che debba essere multato. In che senso? C'è una legge del mare, insomma, io adesso non so, adesso vorrei ricordarvelo, ma c'è una legge del mare. Ma infatti come fa l'Italia a fare una multa in acque internazionali? E che ne so, io non lo so. Questo è un problema. Ma scusi, ma lei lo sa meglio di me, lo chieda a chi ha scritto quelle cose e vediamo se sarà legge. Io non vedo veramente, mi sembra più una roba da campagna elettorale. Per chiudere sta cosa di Salvini ieri in piazza con Rosario, ci voleva dire una cosa, ce la dica. No, a me quella del rosario non è piaciuta perché certe cose non bisogna strumentalizzarle. Dopodiché le cose buone si fanno, non si raccontano. Quindi, cioè lui secondo me ha strumentalizzato un qualcosa che secondo me non bisognava usare in quel modo. Però io non giudico, guardi, a me interessa che faccia bene il ministro degli interni, a me interessa che aumentino i rimpatri, a me interessa che si garantisca la sicurezza degli italiani. Dopodiché sul resto faccio un po' quello che vuole.